finisce con un netto 3-0 l'incontro di calcio tra Alcamo e Raffadali, recupero della 24esima giornata di campionato che non si era disputata a causa del forte vento. Una partita strana dove nel primo tempo non ci sono state azioni degne di vera nota da una parte e dall'altra. Nella ripresa la musica cambia, l'Alcamo prende in mano la partita e in 10 minuti già mette il risultato al sicuro, segnando la rete della definitiva vittoria a tempo scaduto. Passiamo alla cronaca. I primi 15 minuti è un continuo batte e ribatti da ambe le parti. Bisogna attendere il 17esimo quando un'uscita al vuoto del portiere alcamese mette i brividi ai tifosi. Al 19esimo Picone, dal limite dell'area piccola, batte a rete ma colpisce il palo. Al 24esimo Sciacca dal limite dell'area fa partire un bel tiro ma Longo si oppone. Al 34esimo un lancio costringe all'uscita con i piedi Longo che nel rinvio colpisce un attaccante e Calaiò ad arrivare prima sul pallone e spazzare via. Al 36esimo punizione dalla sinistra per il Raffadali, palla in aria, colpo di testa e gol ma l'arbitro annulla. Finisce lì il primo tempo. Nella ripresa subito al secondo, calcio di punizione da destra, palla in area, Calaiò sbaglia il tocco mandando alto. Al sesto 1-2 tra Cimò e Pirrone che da pochi metri insacca 1-0. L'Alcamo fa il bis al 16esimo, palla parata sul primo tiro, ma sulla respinta è pronto Pirrone a mettere in rete di testa. Il Raffadale non ci sta e al 24esimo mette Galluzzo a tu per tu con Longo, ma il tiro è debole e viene deviato in angolo. Le due squadre tirano i remi in barca, l'Alcamo controlla la partita cercando di non subire e al 47esimo un bel tiro a volo di Picone a centro d'aria batte l'incolpevole Barrello. Finisce qui, l'Alcamo conquista 3 punti preziosi per la corsa ai playoff. Possiamo racchiudere tutta l'intera partita in quello splendido diagonale al 47esimo, hai proprio azzerato la partita. Sì, diciamo è arrivato il gol poi nel finale, comunque la partita è stata giocata penso dall'inizio bene, abbiamo avuto diverse occasioni già nel primo tempo, io ho preso il palo, poi diversi tiri in porta che purtroppo non siamo stati fortunati a trovare il gol, poi per fortuna secondo tempo siamo riusciti a sbloccarla, sono contento pure per questi 2 gol, penso, se l'arbitro mi ha dato il primo, quindi è andata bene. Ecco, un primo tempo che sembravate partiti un po' contratti, nel secondo tempo avete subito sbloccato il risultato. Allora, la partita per noi era molto importante perché diciamo oggi i 3 punti erano fondamentali per credere ancora nella rimonta al playoff. Quindi ci sta che all'inizio magari siamo entrati un po' tesi in campo, un po' diciamo con un po' di timore, però subito dopo i primi 10 minuti abbiamo creato, abbiamo cercato di fare, soprattutto oggi abbiamo creato delle occasioni da gol e poi per fortuna e per bravura nostra è arrivata la vittoria. Ecco, per l'Alcamo è stata un'annata di alti e bassi, adesso mancano le ultime 5 giornate che sono le fondamentali per arrivare quantomeno a disputare i playoff. Purtroppo quest'anno non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco, ai nostri risultati. Abbiamo avuto dei periodi molto difficili e dei periodi tipo quello del cavallo di Natale molto positivi. Purtroppo ci sono state pure parecchie defezioni fisiche perché ci sono venuti a mancare molto spesso diversi giocatori importanti per noi che adesso hanno recuperato. Ora, domenica scorsa non è andata bene, però quando siamo al completo diciamo si vede. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che questa squadra quando è stata al completo, da quando ha trovato un po' la quadratura, penso sia andata abbastanza bene. Secondo il tuo punto di vista, l'Alcamo riuscirà a fare proprio questa benedetta lotteria dei playoff? Guardi, io fino a che non è la matematica a condannarci, noi ci crediamo, la società ci crede e ci stimola ad andare avanti, quindi noi siamo stimolati e convinti di potercela fare. Se non dovesse arrivare, un po' di rammarico rimarrebbe onestamente perché abbiamo sprecato alcune occasioni, però tutto sommato noi siamo ancora dentro e ci possiamo credere. Tiriamo un po' le somme di questa partita, un primo tempo finito 0-0, magari forse ci speravate nel portare via un punto qui ad Alcamo. Ma intanto il primo tempo se c'era una squadra che doveva andare in vantaggio era siamo andati in vantaggio su un gol regolarissimo annullato, quindi poi all'inizio del secondo tempo ha concesso un gol loro in fuorigioco nettissimo perché sulla linea di porta ha colpito la palla sul passaggio, quindi quando 2 episodi che hanno già determinato i risultati. Sull'1-0 c'era un rigore enorme su Galluzzo,
e hanno fatto il 2-0 ed è là è finita la partita. Ma male ce la siamo giocata a viso aperto, siamo di qua anche per cercare di vincere la partita, per cui quello che siamo stanchi, onestamente subiamo delle angherie totali da parte di certi... Succede domenica con la San Calandese, è successa una cosa vergognosa, un rigore enorme sull'1-0, non ci è stato concesso. Quindi, oggi anche questi episodi che pendono sempre sono contrari alla Raffadale. Ragazzi, ho detto di non fare vittimismo, di credere ancora di più nel lavoro, di credere fino alla fine in questa salvezza che secondo me meritiamo.